Termina 2-2 un combattuto derby tra Notaresco e Avezzano. A partire meglio è il Notaresco, con Cuchi che al quarto ci prova dal limite, sfiorando la traversa. Al nono minuto il Notaresco passa in vantaggio grazie a Scognamiglio, che sugli sviluppi di un angolo insacca l'1-0. Il pareggio ospite arriva al 28esimo con Zanon che lascia partire un bolide dai 25 metri che si insacca al 7 per l'1-1. Il Notaresco però non molla e al 35esimo torna in vantaggio con Cantarini che su punizione di Gelsi inzucca il 2-1. La gara sembra ormai destinata a chiudersi così fino al riposo, ma al 46esimo l'Avezzano trova lo spunto di Cissé che si divincola e imbuca per Dos Santos che da due passi fa il 2-2 senza esultare in quanto ex della partita. Nella ripresa al nono il primo tentativo è di Gelsi che in diagonale sfiora l'incrocio. Poi al 22esimo Casolla, entrato da soli 10 minuti, si fa espellere per un ingenuo fallo di mano in attacco. Nel finale altre due opportunità per il Notaresco. Al 35esimo su azione d'angolo Scognamiglio sfiora la traversa di testa e al 45esimo l'arbitro annulla per fuorigioco un gol di De Martino lanciato in contropiede.